Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Una trasmissione particolare perché, sembrerà strano, ma è la prima volta che i due ospiti di oggi sono insieme in uno studio televisivo e soprattutto è forse una delle prime volte che si incontrano e hanno la possibilità di parlare. Sono due sindaci di comuni capoluogo in Abruzzo e mi riferisco al sindaco di Pescara, Marco Alessandrini. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori. E al sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. Buonasera, bentornato sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, la prima volta che vi trovate, non solo in uno studio televisivo, ma forse a confrontarvi. È vero che Alessandrini è sindaco da poco meno di un anno e voglio ricordare che siete stati eletti lo stesso giorno, perché tutti e due al ballottaggio. Forse Brucchi ne avrebbe fatto a meno di essere eletto lo stesso giorno di Alessandrini, però siete sindaci dallo stesso giorno, avete una data di scadenza che è uguale, che è simile, e solo che Brucchi al secondo mandato, Alessandrini è al primo. Forse è per questo, Alessandrini, che non c'è stata possibilità di incontrarvi? Beh, probabilmente sì, questa è la prima occasione di incontro in uno studio televisivo, ce ne sono state altre informali in manifestazioni, iniziative, eventi, però colgo questa come un'opportunità perché credo che ci sia bisogno di dialogo fra sindaci, in qualche modo per condividere esperienze, perché oggi come oggi credo che a fronte delle diffuse difficoltà delle pubbliche amministrazioni è indispensabile fare in qualche modo rete istituzionale e quindi insomma sono lieto di confrontarmi con il collega Brucchi, peraltro al secondo mandato, quindi lui ne ha di cose da raccontare più di me, io sto qui da 7-8 mesi e quindi naturalmente un lasso più breve. Verremo poi un sindaco di centrodestra, uno di centrosinistra, Brucchi. Verrebbe da dire, ma il comune è mezzo gaudio, no? Vi potete confrontare su quelli che sono i problemi oggi. Una volta ci si confrontava su chi tra primi cittadini faceva di più, oggi invece. Ma sì. Io credo che, così come sta accadendo anche in confronti fatti nel Teramano, fra sindaci nell'ambito della provincia teramana, le differenze politiche contano sempre meno. Cioè una volta che si diventa amministratori, cioè sindaci in particolare, i problemi di Pescara sono i problemi di Teramo e viceversa, magari le scale cambiano perché ovviamente Pescara è molto più grande e quindi avrà problemi anche di altra natura, dettata anche che si trova sulla costa, e quindi problemi di altro, ma alla fine i problemi sono gli stessi, qualcuno ce n'ha un po' di più, qualcuno ne ha un po' di meno, ma i temi sono sempre gli stessi che ci troviamo ad affrontare in questi anni, negli ultimi anni. Insomma, io stamattina, oggi è stata una giornata stamattina particolarmente diciamo pesante, perché ci stiamo preparando al bilancio di previsione con il nuovo sistema di bilancio, no? Che è il bilancio di cassa, e quindi bisognerà fare tutta una serie di attività nuove, e riflettevo parlando anche con i nuovi revisori che ho conosciuto a Teramo, quelli estratti diciamo a sorte in prefettura. Siamo andati un po' indietro negli anni, insomma, nella mia vita da amministratore, iniziata nel 99, insomma, posso, come dire, sono riuscito a diciamo così, a ripercorrere un po' la strada fatta, e devo dire che veramente stiamo parlando di un altro mondo, di un altro momento storico, di difficoltà. Oggi diciamo, l'esigenza principale è cercare di assicurare i servizi essenziali ai cittadini, di fare una politica di rigore, di fare tagli, ma soprattutto di capire dove vogliamo andare, perché questo è un problema difficile. Il governo continua, ma ripeto, non ne faccio un fatto politico, perché negli ultimi tre governi hanno diciamo, deciso che il peso di questa crisi dovesse pesare tutto sugli enti. Basti pensare che per avere, e questo è proprio un simbolo anche, per avere la foto del nuovo Presidente della Repubblica, i comuni devono cacciare 25 euro. Ora, ho notato che in alcuni enti ancora non c'è la foto di Mattarella. Io non ce l'ho ancora. Perché dobbiamo andare su Consip. Pescara ce l'ha? E ce l'ha, ma è una storia simpatica, perché l'avete fatta voi? No. Tempo fa sono stato ospite, diciamo, di la Polizia di Stato, e diciamo, mi hanno dato un loro elaborato, sostanzialmente, è un fotomontaggio. Al luogo di Napolitano c'è Mattarella, lo sfondo è lo stesso, allora in modo così provvisorio abbiamo provveduto. Non è quella ufficiale? Non è quella ufficiale. Quindi a gratis l'avete presa quella? Sì, sì, beh, però è una mera fotocopia formato A3 che poi abbiamo provveduto a piegare e a sostituire nella vecchia cornice.
Hai visto? Ha visto come si ingegnano a Pescara? No, ci ingegneremo anche noi, insomma, voglio dire. Però per dire, questo è una... 25 euro la foto di Mattarella. Cioè io credo che moltiplicata questo, per tutti i comuni d'Italia per 8.000, insomma, per 8.000 fa una bella cifra, però questa la dice lunga sul fatto, no, è proprio veramente il simbolo di una situazione dove sui comuni si vuole a tutti i costi far gravare il peso più maggiore. Passatemi la battuta, la foto autografata costa di più forse, quindi quello è. Allora, tutti e due hanno una giunta con 9 assessori, giunte con qualche polemica al momento della composizione per entrambi. Tutti e due hanno a che fare con degli animali strani, le iene, Alessandrini, qualche avvoltoio invece Brucchi, che vola alto sopra al comune di Teramo. I conti sono quelli che sono. Da dove vogliamo partire? Dai conti, visto che Brucchi ha iniziato con il bilancio di previsione che lo stanno facendo a Pescara. Invece il predissesto finanziario come va? Beh, è naturalmente la questione più significativa e importante che abbiamo dovuto maneggiare dal momento dell'insediamento, e entro la fine dell'anno scorso abbiamo provveduto a dare avvio alla procedura di riequilibrio finanziario, una scelta sicuramente non facile ma necessaria per raddrizzare la barca che stava andando a sbattere piuttosto fragorosamente contro degli scogli. Questo correte il rischio di diventare un Titanic? No, diciamo di no, perché noi vogliamo naturalmente impegnarci al massimo, come stiamo facendo, per la redazione di questo piano, che ha una tempistica entro cui deve essere approvato, così come imposto dalla legge, e noi abbiamo 90 giorni dalla data di avvio della procedura, che ricordo è insomma datata 31/12 ultimo scorso, quindi diciamo abbiamo appunto questo orizzonte di 3 mesi entro cui provvedere non solo al piano di riequilibrio, che naturalmente, ripeto, è un esercizio molto complesso perché si tratta in una parola di fare un piano di ristrutturazione del debito comunale, e dall'altro abbiamo la necessità di legare questo passaggio con anche noi il bilancio di previsione per l'annualità corrente, perché ovviamente insomma la contabilità pubblica diviene, per ragioni, io penso che tutti i sindaci ne farebbero volentieri a meno, però diviene gioco forza questione centrale. Noi abbiamo diciamo questo problema ulteriore del predissesto, però è chiaro che quello che viviamo oggi è un tempo completamente diverso dal passato. Colgo questa occasione anche per dare qualche numero, perché diciamo, a me ha molto colpito il fatto che i trasferimenti dallo Stato centrale ai comuni sono letteralmente evaporati in quest'ultimo quinquennio. È la stessa cosa che diceva Brucchi poco fa. Io diciamo quell'epoca non l'ho vissuta, però so che dal 2010 al 2014 da 18,5 miliardi complessivi si è scesi a 2,5, e so che con l'ultima legge di stabilità questi residui 2,5 complessivi sono stati tagliati della metà, con l'effetto che Pescara parte già da meno 3 milioni nel nuovo bilancio. E questo mi sembra indicativo di una linea di indirizzo politico da parte dei governi centrali molto chiaro, ossia vedetevela voi, in poche parole, perché noi andiamo verso una autosufficienza finanziaria dei comuni, che passa naturalmente attraverso operazioni non sempre agevoli, che sono quelle della fiscalità locale, per intenderci. A Teramo invece da che punto partite? Pescara meno 3, voi? No, ma noi partiamo da... La vostra situazione è leggermente migliore rispetto a quella di Pescara? La situazione è migliore perché non abbiamo questa attività da svolgere per ripianare una situazione diciamo di debito di debito pubblico diciamo così più o meno pesante, come il sindaco ha voluto, diciamo, io ho seguito un po' diciamo sulla carta stampata questo discorso, ma noi partiamo sicuramente da una situazione, anche perché il comune è più piccolo, noi avevamo 11 milioni e mezzo di euro di trasferimenti, credo che sono rimasti 300-400 mila euro, non di più, di trasferimenti tagliati con l'ultima finanziaria, come diceva il sindaco. Ma io su una cosa vorrei, sono sicuro che siamo d'accordo. È vero il discorso della fiscalità locale e che il governo ha detto vedetevela voi, ma di fatto poi non è così, perché quando tu nell'anno 2014 decidi di togliere, diciamo di introdurre una nuova tassa che è la IUC e metti dei paletti tu come governo e non mi lasci la libertà di poter decidere su tanti aspetti, di fatto vuoi dirmi come devo fare e poi però dall'altra parte i trasferimenti militari.
l'ultima in ordine cronologico, l'IMU su terreno agricolo. Cioè l'IMU su terreno agricolo è davvero una vergogna. Cioè in questo governo il 7 di dicembre, a bilancio chiuso, quindi ad assestamento fatto, ha deciso che bisognava parlare di IMU agricola. Ma come ha fatto? Ha tagliato ai comuni, al comune Teramo ha tagliato 387.000 euro, dicendo adesso te lo vai a recuperare entro il 20 di dicembre facendo pagare ai cittadini l'IMU agricola. Poi vabbè, hanno fatto un pastrocchio, hanno rinviato, adesso alla fine i cittadini teramani stanno parlando di IMU agricola, mettendo come parametro l'altitudine, come se un terreno che si trova a 400 metri è un valore diverso di un terreno che si trova a 300 metri. Questa è una problematica che a Pescara non avete? No, diciamo non abbiamo in per una questione di altezza sul livello del mare, insomma. Diciamo se non altro l'orografia ci aiuta, però insomma i problemi, diciamo, dei comuni sono anche legati ad una legislazione che in questa materia così sensibile, diciamo, cambia con una certa frequenza, il che da un lato, diciamo, determina appesantimento negli uffici comunali che devono chiaramente intraprendere nuove procedure e nuove vie, e queste però durano un lasso di tempo sufficientemente ristretto e quindi poi si parte punto e a capo. Adesso è nell'aria una nuova forma unica di tassazione locale, la cosiddetta local tax, che ho idea qualche problema, diciamo, a livello di burocrazia potrà portarlo, ma insomma così è se vi pare. Ecco sindaco, in questi giorni ho visto circolare dentro casa mia un'inquietante busta del comune di Teramo con dentro dei bollettini postali. Ma è l'acconto della Tari. È l'acconto della Tari, anche a Pescara l'avete sì, inviata, questo, ecco. Diciamo. Pescara, allora voi che aliquota... Credo che forse il sindaco ha un problema in più rispetto al mio, perché mi sembra di capire che mentre noi abbiamo applicato la TIA, il regime di TIA ci siamo da diversi anni, mi sembra che Pescara, chi c'era prima del sindaco Alessandrini, invece aveva la TARSU. Mm-hmm. E chiaramente nel passaggio da TARSU, che non copre il 100% della tariffa ma copre una percentuale che decide il comune, a Tari, cioè il 100% della spesa viene coperta dalla tariffa, gli aumenti sono stati maggiori. Ma noi lo scorso anno abbiamo ridotto del 20% la Tari, facendo una scelta ben precisa di andare a dare un aiuto al mondo imprenditoriale, e l'abbiamo ridotto del 20% e il 10% per le famiglie. Quest'anno l'obiettivo è di ridurre di altrettanto all'incirca. Il PEF dovrebbe arrivare entro la fine di febbraio, andare in consiglio comunale prima di marzo. Abbiamo mandato l'acconto pari al 25%, 25, 25 e 25 in tre rate, in tre comode rate, per poi sono fare, bimestrali. Per poi fare, sì, per una però scade subito. Una scade a febbraio, poi ogni due mesi una rata, pari al 25% della tariffa dell'anno scorso, per poi fare il saldo fra ottobre e dicembre. Tenendo anche presente che... Ecco, io la interrompo perché voglio fare questa domanda, la rivolgo a tutti e due. Com'è possibile calcolare un acconto se non si conosce l'ammontare totale? Nel senso che se io vado ad acquistare un'auto e l'auto costa 10.000 euro, do 7.000 euro di acconto e magari mi restano da pagare 13.000 euro. Cioè so quanto saldo. Ma l'errore nella premessa... Noi lo sappiamo quant'è il costo. Si sa. A Teramo il costo dei rifiuti nell'anno 2014 è stato di 11 milioni e mezzo. Questo è il costo. No, per ogni cittadino. Viene ripartito, come non si sa? Cioè io l'anno scorso non si conosceva quanto era il saldo finale. Poi è arrivata la cartella con il calcolo della Tari prevede in questo momento i metri quadrati e il numero di abitanti. Il numero di abitanti nell'abitazione, quello è il parametro che prevede la norma, quindi in base a quello ogni cittadino ha la propria quota. Quest'anno paga diciamo il 75% in tre rate della tariffa dello scorso anno. Il saldo dovrebbe essere il 25%. Bene, però cioè una rata di quelle pagate adesso? No, il saldo sarà in maggiore o minore a seconda di quello che sarà il PEF, cioè a seconda di quello che sarà il costo totale. Il nostro obiettivo è quello di ridurlo almeno di una, insomma, ripeto, di un 10-15%. Quindi vale quello che ho detto io, cioè io, cittadini, pagano 25%, 25%, 25%, totale 75% su un totale che verrà stabilito successivamente. Che è quello di riferimento quello dell'anno scorso, però non e è... che il saldo, perché allora, qual è il problema?
poi lascio la parola al sindaco Alessandri. Il problema è questo, che da qui a giugno nelle casse dei comuni non entrerà una lira, perché il primo pagamento che i cittadini faranno è quello dell'IMU, che sia IMU e TASS, che sia a giugno. Noi da gennaio a giugno non sopravviviamo, perché in questo momento, tanto il fatto che non ci sono più trasferimenti allo Stato, le uniche risorse sono quelle che ci vengono dai cittadini. Quindi cosa abbiamo fatto noi? Intanto chiediamo l'acconto sulla tariffa sui rifiuti, in modo che possiamo pagare in questo caso la nostra partecipata che ci fa il servizio, altrimenti con quali soldi la paghiamo? Alessandrini, voi? Allora lì il punto è questo, cioè la TARES vale a coprire il costo del servizio. Il costo del servizio per il comune di Pescara ammonta, raccolta e smaltimento, 24,7 milioni per il 2014. Noi abbiamo adesso la necessità di efficientare il tutto. Efficientare il tutto cosa significa? Significa garantire il medesimo livello del servizio abbassando i costi. Nello specifico noi con Attiva, che è la partecipata comunale che si occupa di queste cose, abbiamo provveduto a una, comunque stiamo lavorando per l'annualità prossima, ad una riduzione significativa di una porzione di canone per quanto attiene il servizio di raccolta, che da 15,7 passa circa a 14,2. L'effetto è dunque quello di abbassare il costo complessivo della tariffa che serve a coprire un servizio e naturalmente anche di lavorare al meglio negli uffici comunali per eliminare il più possibile il fenomeno delle cosiddette cartelle pazze, perché capita che talvolta gli avvisi di accertamento contengano dei dati inesatti in ordine al nucleo familiare o ai metri quadrati. Errore umano, è entro la soglia fisiologica del 3%, però ovviamente vogliamo abbattere il più possibile, perché siamo consapevoli che pagare le tasse non piace a nessuno. Poi se tutto questo richiede un appesantimento burocratico per il cittadino, ecco che certo così non va bene. Però l'ambito della spazzatura è uno di quelli in cui i comuni sono chiamati a svolgere efficientamento. Si ragiona in ambito più vasto, in ambito provinciale, anche in vista dell'istituzione dell'AGIR, che è una autorità gestoria di ambito regionale, circa le modalità per abbattimento dei costi della seconda parte del servizio, quello che per esempio attiene allo smaltimento del rifiuto. Perché io, è una cosa che mi ha colpito, però i rifiuti, il cosiddetto umido che viene consumato a Pescara viene smaltito a Cesena. E questo ha un costo, perché è un costo chilometrico, Anche Teramo mi sembra che vada da quelle parti. Sì, sì, noi andiamo nello stesso posto, in Emilia Romagna noi più portiamo qualcosa a Termoli, ma i costi credo che siano gli stessi. Quindi visto siete sullo stesso livello, la stessa barca. Il problema nostro è anche questo, di noi sindaci, che credo l'Abruzzo sia una delle poche regioni ove in qualche modo non si riesce a raggiungere l'autosufficienza. Ecco perché per quanto riguarda il territorio teramano è importante che il CIRSU riparta e che noi, la regione ci dia il via libera anche economico per la piattaforma, per l'indifferenziata. Senta Brucchi, che percentuale ha Teramo di raccolta differenziata? L'ultima 62,9, quasi 63%. Pescara? Pescara è molto lontana dagli standard europei, che sono il 65%, perché è attorno al 30%. Quindi in questo ti dà il senso della necessità di agire, come già abbiamo fatto, e della necessità di implementare il servizio della differenziata. Voi non avete una differenziata spinta come ce l'ha Teramo, avete una raccolta differente? Che bisogna... Porta a porta, per esempio. Questo in alcune zone dipende dalla zonizzazione cittadina, cioè in alcune zone ciò accade, altrove no. Questo chiaramente dipende anche dalla conformazione geografica, in parte pianeggiante, in parte no, del territorio. Pescara Colli è un po' più... Naturalmente complicato. Facevo riferimento a questo. Per cui noi naturalmente abbiamo necessità di seguire determinate partite, una di queste penso l'apertura della cosiddetta seconda ricicleria, che è un luogo che vale a facilitare la raccolta differenziata, e poi chiaramente bisogna anche puntare su una specie di cambiamento nell'approccio, lo dico fra virgolette, culturale, con l'idea cioè che questo piccolo sacrificio che tu chiedi, attenzione che tu chiedi al cittadino, poi però è un vantaggio per la comunità, perché se ciò accade il servizio costa meno e quindi si pagano meno tasse. Ha visto Brucchi, siete avanti su
su questo con Pescara. Siamo avanti la differenziata, ma ovviamente territorio più vasto ha maggiori criticità. Noi stiamo rivedendo e rivedremo nell'anno 2015 il disco, perché noi facciamo il porta a porta spinto su tutto il territorio comunale, anche frazionale, e siamo uno dei pochi comuni in Italia a farlo, perché comuni, diciamo, uguali a quello di Teramo, tipo per esempio Ascoli, fa il porta a porta spinto in centro storico, ma poi mette le campane in periferia e raggiunge il 40%, perché poi quelle percentuali le raggiungi soltanto se fa il porta a porta spinto, altrimenti non arrivi a quelle percentuali. Noi stiamo rivedendo e rivedremo nell'anno 2015 un po' il discorso del territorio frazionale, dove tutto sommato fare il porta a porta spinto, diciamo, il lume non vale la candela. Questo dovrebbe abbassare i costi? Questo abbasserà i costi di circa 600.000 euro, quindi sarà, diciamo, una riduzione importante sul PEF generale. È chiaro che però poi bisognerà andare a sgravare quelle famiglie piuttosto che altre che, diciamo, avranno un servizio diverso, ma il discorso dei rifiuti è tutto legato sicuramente al progetto e quindi il porta a porta piuttosto che a costi diversi, ma poi al discorso dello smaltimento. Il comune di Ascoli, che è un comune vicino, faccio l'esempio di Ascoli perché conosco bene, la differenza fra la tariffa del comune di Teramo e il comune di Ascoli sta nei 2 milioni di euro, che sono i costi che il comune di Teramo deve affrontare per portare i propri rifiuti a Casoni, a Cesena e a Termoli. Noi spendiamo circa 1 milione e 8, la differenza fra la tariffa del comune di Teramo e di Ascoli è di 2 milioni di euro. Ascoli ha la discarica dentro casa, ha l'impianto dentro casa e quindi il costo è la discarica la utilizza soltanto per se stesso, quindi, diciamo, non ne fa un discorso di anche di, come dire, di business economico che potrebbe fare, perché vuole che duri molto di più, è a servizio della propria città e questo gli permette di risparmiare, cosa che noi non abbiamo, non a Pescara ma non a Teramo da tantissimi anni. Ripeto, noi siamo obbligati ad andare a Casoni pagando una cifra importante. Qualche giorno fa sono venuti da me degli imprenditori del nord Italia a presentare alcuni progetti, quando gli ho detto il costo della tariffa, in particolare del Trentino Alto Adige, quando ho detto i costi della tariffa sono rimasti, diciamo, senza parole. In Trentino Alto Adige funziona così: ogni comune ha il suo centro di trasferenza, dal centro di trasferenza tutto va nel comune di Trento, nella città di Trento, che ha l'impianto di termovalorizzazione del rifiuto. Ma visto che non avete la discarica, no, per risolvere questo problema, non potreste mettervi d'accordo, individuare o spingere perché si risolva questo problema, Alessandrino? Beh, io però quello che posso dire è che questo ragionamento è un problema atavico. Questo è un problema atavico che mostra, dati alla mano, come ha detto il collega Brucchi, che sulla raccolta della spazzatura si possono fare e si devono fare economie di scala. Noi, e faccio riferimento all'ambito della provincia di Pescara, abbiamo già avviato una serie di interlocuzioni con i comuni limitrofi, con la consapevolezza che questo è un percorso che ci deve riguardare in qualche modo tutti, perché tutti i comuni hanno questa necessità e hanno la necessità di dotarsi di questi benedetti impianti per procedere allo smaltimento. Qui diciamo che nel nostro ambito c'è anche un impianto, e quindi si tratta semplicemente, si fa per dire semplicemente ovvio, di coordinare al meglio questi interventi, che però vanno tutti nella stessa direzione, anche se vogliamo, per superare questo discorso cui il sindaco Brucchi faceva riferimento, quello, no, di Ascoli che non è disponibile ad, diciamo, ospitare la spazzatura altrui, perché è l'ennesima riprova di quell'Italia dei Guelfi e dei Ghibellini che oggi in qualche modo non ci possiamo più permettere, perché, e ritorno alla considerazione iniziale, se le istituzioni non fanno rete fra di loro, diventa difficile in qualche modo fare fronte ai problemi grandi che tu devi affrontare appunto con risorse economiche che sono sempre più basse. E l'Italia dei campanili, ad Ascoli di campanili ce ne sono parecchi, ecco perché forse li ragionano ancora sotto questo aspetto. Ci dobbiamo fermare per la pausa pubblicitaria, poi rientreremo e vedremo di fare qualche domanda che possa un po' mettere a contrasto i due sindaci che fino adesso hanno fatto un amichevole, perché più che altro, insomma, hanno problemi in comune. Linea alla regia. Sindaco Brucchi, lei cosa invidia a Pescara o al sindaco Alessandrini? Vabbè, insomma, il fatto di fare il sindaco in una città grande e importante come Pescara, insomma,
abbiamo un amico in comune che, se si ricorda, chiamava Pescara la metropoli, se lo ricorda l'amico sì. comune Nino Cipollone, sì, sì. pescarese trapiantato a Teramo. Quindi, giocatore di tennis, Pescara, per chi non lo conoscesse, insomma. Disegno un parolone. Però voglio dire, vabbè, giocatore di tennis. E, insomma, il fatto di Pescara è una bella città, una grande città, una città importante, che insomma magari ha sicuramente meno storia di Teramo, però comunque è una gran città. Poi il fatto, non gli invidio di fare il sindaco, voglio dire, anche se entrambi è stata una scelta, voglio dire, perché nessuno ce l'ha chiesto o ce l'hanno obbligato, insomma, me l'ha obbligato nessuno. L'ho fatto perché sono convinto, perché mi piace fare il sindaco, però effettivamente, insomma, non invidia il mare a Pescara. Ma insomma, nel mare a Teramo alla fine ce l'abbiamo, ci abbiamo la costa, ci abbiamo Giulianova, Tortoreto, Albatriate. Se sente Mastro Mauro. Però voglio dire, un Teramo da un punto di vista geografico, sono certo, insomma, che è una città che si trova a 25 km dalla montagna, più o meno a 25 minuti dalla montagna e un quarto d'ora dal mare, quindi da un punto di vista geografico forse anche una posizione migliore. Lei, Alessandrini, cosa invidia a Brucchio e a Teramo? Ma Dio, francamente nulla, nel non senso... Non dica no. l'istituto che giustamente è intestato a suo padre, ecco, no, quindi... No, questo ci mancherebbe. Sicuramente il sindaco Brucchi ha svolto, è al secondo mandato, e mi sembra una cosa naturalmente importante, significativa, anche perché ti accorgi che la vita amministrativa corre via molto veloce, quindi probabilmente per vedere realizzato ciò che tu pensi c'è bisogno di un lasso di tempo che scavalca la singola consiliatura. Poi Teramo, diciamo, questo è stato detto, è una città che ha più storia di Pescara, e Pescara, diciamo, è nata nel 27, e però è anche una sua caratteristica, in qualche modo, se io dovessi, come dire, sintetizzarlo con qualche tratto, fra virgolette, giornalistico, questa dimensione della contemporaneità trovo che sia molto cittadina. E si respira a Pescara questa contemporaneità come storia, come... Ma io penso, diciamo, penso proprio di sì, perché appunto noi siamo una città giovane, una città che si è dovuta reinventare, se vogliamo, dopo la guerra, che aveva lasciato dei segni sensibili, e poi nel corso di questi decenni è diventato un po', diciamo, il locomotore del sistema Abruzzo, per, insomma, i dati socio-economici in qualche modo abbastanza chiari da questo punto di vista, con la sua vocazione per il terziario. E però è anche vero che tutto questo in qualche modo impone di mutare pelle rispetto ai tempi diversi che viviamo ora. Un dato che mi colpisce, il dato sulla creatività e sull'innovazione, perché comunque questo è un mondo molto visibile di fermento di attività culturali, e chiaramente questo significa dover fornire tante risposte non solo ai 120.000 residenti a Pescara, ma anche a tutti gli utilizzatori giornalieri, come si suol dire, visto che Pescara, no, è una città snodo in cui tanta gente viene, magari non ci dorme perché risiede altrove, però sicuramente viene per lavoro. Fugge dal centro di attrazione. Sì. Lo sa, Alessandrini, che lei a un certo punto è diventato, per una questione, un punto di riferimento di Brucchi? Questo lei non lo sa, però quando a Brucchi tutti chiedevano: sindaco, ma una giunta con 9 assessori, ma non sono troppi? La risposta di Brucchi era sistematicamente: ce li ha Pescara, perché non li devo avere io? Quanti abitanti fa Pescara? 120.000. Quanti Teramo? 56.000. Ecco, allora, 9 assessori sono giustificati? Io, però ho detto un'altra cosa, io ho detto che la scelta di fare 9 assessori era una scelta che avevo detto in campagna elettorale, che avrei fatto 8/9 assessori. Però è vero che lei, ad esempio, e con quando... Pescara lo ha fatto spesso? No, sì, infatti dico, il primo, come dire, la prima risposta è questa, poi ho detto... Cioè, Pescara, il sindaco Alessandrini, ha fatto anche lui 9 assessori, ma su questo discorso del numero degli assessori, vede, insomma, io credo che ci si torna spesso, e la mia opposizione a Teramo, questo è l'unico argomento che ha, oltre a qualche altro spicciolo, e io non credo che sia questa la differenza, perché oggi fare l'assessore in una città come Teramo, ancora più in una città come Pescara, significa lavorare a tempo pieno in quel ruolo. Non è possibile che un assessore lo faccia, diciamo, e se è part time, o comunque non ci si possa dedicare, o a un altro lavoro. Qualcuno mi potrebbe dire: ma tu, sindaco, invece lo fai, però il ruolo del sindaco è un ruolo diverso. Dico questo per dire che, quindi, considerando l'indennità dell'assessore del comune di Teramo, che sono circa 1.700 euro in busta,
se si dovesse chiedere ad un assessore, che quella è la sua unica attività, non ha altre attività, che diciamo una riduzione del 50%, come qualcuno dice, 850 euro, io sono certo che quell'assessore o non fa l'assessore e deve tornare al suo lavoro, oppure insomma deve, ecco per cui, perché dico che non è quella la variabile. L'importante, e questo invece è qualcosa cui bisogna che l'assessore faccia bene il suo lavoro. 1700 euro costa un assessore, quanto costa la sua giunta? 400.000 euro l'anno. Quella sua, Alessandrini? Ma guardi, adesso i calcoli li possiamo fare, so che il personale, tra virgolette, politico del comune di Pescara costa circa 1 milione di euro all'anno, quindi diciamo stimo che la metà possa in qualche modo riguardare le... Quindi 500.000 diciamo, euro. Sì, l'indennità di... Costa di più la sua giunta rispetto a quella di Teramo? Ma guardi... Con lo stesso numero di assessori? Io credo che l'indennità però sia diversa. Io penso dipenda dal numero di abitanti. Un assessore a Pescara prende circa 2.002. Il sindaco prende 3.500 euro, il sindaco si è ridotto del 20% la propria indennità e i calcoli sono presto fatti. Diciamo che questa è materia a cui, non nascondiamoci, l'opinione pubblica... Quindi lei prende 2.800 euro al mese nette. Sì. E diciamo che questa è materia a cui l'opinione pubblica è molto sensibile, naturalmente, i costi della casta. Io sì, continuo, questo è un argomento caldo. Io continuo in alcun modo a riuscire a identificare la figura del sindaco come membro di una casta. Io penso che se guardiamo una società che ha, come il Comune di Pescara, 800 dipendenti e ne serve 120.000, e vediamo le retribuzioni dell'amministratore delegato, sono cifre diciamo assolutamente fuori, diciamo assolutamente diverse. Chiaramente nessuno fa il sindaco per diciamo la paghetta, però penso anche che sia una questione di dignità delle persone quella di remunerare il lavoro che fai, perché l'idea che in qualche modo la politica debba non costare, beh, francamente questo mi lascia un po' perplesso. C'è anche il ruolo che ha un suo valore, no? E quindi questo è giusto. Brucchi guadagna di meno rispetto a lei, ma perché lui prende metà stipendio. No, io prendo 1.560 euro in busta, però voglio dire perché sono al 50%, altrimenti sarebbero 3.000 e qualche cosa, quindi qualcosa in meno come il sindaco di un comune come quello di Teramo prende rispetto a quello di Pescara, ma dipende dagli abitanti, come giustamente diceva il sindaco. Ma io sono d'accordo su questo discorso, cioè credo che la casta non sia assolutamente da individuare nei sindaci e negli assessori. Io dico che il nostro governo, i nostri parlamentari, sono loro che in qualche modo è lì che bisognerebbe intervenire, così come Gianni Chiodi ha fatto per le regioni, perché anche il discorso del vitalizio dei consiglieri regionali è una cosa che secondo me è fuori dalla grazia di Dio. Noi sindaci al termine del nostro mandato abbiamo una sorta di liquidazione che è pari ad una mensilità per ogni anno che tu hai fatto il sindaco. Quello è tutto. La pensione, Maurizio Brucchi e Alessandrini farà ancora il sindaco, ma io gli auguro che magari abbia un ruolo in futuro diverso dal sindaco, la pensione noi la andremo a prendere, io nel mio lavoro e il sindaco Alessandrini nel suo. Nella sua professione. E questo credo, ecco questo è perché noi non possiamo e non dobbiamo essere individuati come casta. È chiaro che l'opinione pubblica individua in noi, perché siamo quelli più vicini, siamo quelli con cui hanno un contatto quotidiano e quindi noi per loro siamo, ma non è così, perché ripeto, basta guardare quello che avviene nei consigli. Non l'ho detto io, ma qualcuno ha stabilito che i costi maggiori a livello amministrativo in Italia è dato dalle regioni, che sono diciamo, la fonte maggiore di spesa, e quindi così anche il Parlamento. Siamo l'unico paese che ha ancora 900 parlamentari, insomma credo che questo sia, ma un motivo per cui sicuramente saremo in disaccordo, adesso glielo do io, è sul discorso della spending review ulteriore, per cui sembrerebbe che Teramo perda la propria prefettura. Mi sta bruciando le domande, però vabbè, visto che l'ha cominciata, vada. Questo è l'argomento delle prefetture, le questure, eccetera, tra un sindaco che le manterrà e uno che forse le perderà, no, ma era il prossimo argomento. Non è tanto con Pescara ma con Chieti, cioè voglio dire, Teramo rischia di perdere la propria prefettura e Teramo verrà accorpata all'Aquila. Ora questo è stato già un maldestro tentativo quando si è parlato delle province, Monti aveva fatto, per cui si voleva accorpare Teramo all'Aquila e Pescara e Chieti lasciare due province. Ora io credo che, non so se come la pensa il sindaco Alessandrini, io credo che Pescara e Chieti oramai sono un'unica grande area metropolitana.
Ora, no, se tu da Pescara vai verso Chieti non ti accorgi che stai passando da un comune all'altro, c'è una sensazione. Allora io dico, per il Teramano, quantomeno lei dice tra Teramo e L'Aquila c'è una montagna di mezzo. Ma c'è una montagna, ma c'è un tratto di strada importante, considerando che il territorio teramano e quello aquilano sono territori di montagna, quindi con tutte le difficoltà che questa situazione, diciamo, geografica porta. Allora io credo, e io farò una battaglia su questo, l'ho già iniziata, io credo che sarebbe naturale che le prefetture di Pescara e di Chieti si fondano in un'unica prefettura e che Teramo mantenga la propria. Allora, Alessandrini, su questa cosa come... Io mi verrebbe da dire che natura non procedit per saltus, e dunque prima di arrivare a questo questo è chiaro. Adesso, in sede di riforma costituzionale su cui stanno dibattendo i nostri parlamentari, c'è proprio questa del superamento del bicameralismo perfetto, con il fatto cioè che resta solo una Camera legislativa e l'altra diventa il Senato delle regioni, contenimento della spesa. Poi in quest'ottica di, diciamo, spending review complessiva si arriverà a cascata su questi aspetti, le prefetture ne sono un esempio. È materia di cui si parla da tanto tempo, atteso che i centri di spesa sono plurimi. Il punto però è che, insomma, le prefetture non sono solo dei palazzi di marmo, cioè sono anche il simbolo della presenza dello Stato. Del governo, sì. Del governo, del Ministero dell'Interno, e attengono anche a profili di pubblica sicurezza che non sono indifferenti, visto che la paura è, ahimè, oggi uno dei sentimenti dominanti della nostra società. Ed è chiaro che qui bisognerà superare questa logica famosa, cui dicevo prima, dei Guelfi e dei Ghibellini. Io penso che Pescara e Chieti abbiano naturalmente, per ragioni geografiche, il dovere di interloquire. E questo vale per esempio per il Tribunale, vale per la Prefettura, vale per la Camera di Commercio, per intenderci. Sì, ma c'è anche un precedente, no? Quello dell'Unione Industriali, che hanno fatto questa fusione, Chieti-Pescara. Di Chieti viene prima di Pescara, si chiama proprio Chieti-Pescara. Lo faranno forse le Camere di Commercio? Ma... Sì, ma le guardi, io ho avuto proprio di recente un'interlocuzione con il Presidente Becci, il Presidente della Camera di Commercio di Pescara. Beh, lì il senso è che, insomma, il Governo centrale dice questo: o lo fate voi, mettendovi d'accordo, o lo facciamo noi, diciamo... Quindi lei in parte è d'accordo con Brucchi? Io, guardi, diciamo, io davvero penso che si debba superare questa logica dei Guelfi e dei Ghibellini. Ma lei è per l'abolizione totale delle province? Ma io francamente sì, cioè nel senso che sulle province si è trascinato un balletto che va avanti da un po' troppo tempo. È chiaro che abolire le province tu non lo puoi fare con un tratto di penna, dato il loro rango costituzionale, e c'è il problema del, diciamo, svolgimento delle funzioni e dell'allocazione del personale. Però penso che sia giunto il momento di togliere questo, come negli atti è, questo governo di livello intermedio del, diciamo, del... Però ieri l'onorevole Paolo Tancredi in questa trasmissione ha detto che stanno lavorando proprio sulla modifica degli articoli 117 e 118 della Costituzione, e verranno eliminate le parti dove c'è la parola province, proprio perché non dovrebbero esserci più. Lei è d'accordo sull'eliminazione totale delle province, Brucchi? Sì, io sono d'accordo, l'ho anche detto. E poi bisognerà fare una provincia, una prefettura, una questura, una camera di commercio unica per tutto l'Abruzzo? Ma guardi, ora io non ritengo di non avere la ricetta su quello che si dovrà fare, perché è una situazione davvero difficile. Però sicuramente bisognerà rispettare i territori, le peculiarità, gli aspetti geografici, tutta una serie di variabili, e noi sindaci dovremmo essere ascoltati su questo, perché vede, quando poi si fanno le leggi, si stabiliscono, si fanno delle riforme, e chi le fa e chi sta dietro una scrivania, un burocrate che non è mai venuto né a Teramo né a Pescara né a Chieti, e che non conosce il nostro territorio, l'ha visto soltanto dalla cartina geografica, e non conosce le difficoltà che può avere un cittadino teramano piuttosto che un chietino, un pescarese, un aquilano, poi le cose vengono male. Sulle province, io ho fatto una battaglia insieme a tanti sindaci italiani, siamo stati, perché quello che si voleva fare era un'aberrazione, cioè si voleva praticamente, si rischiava di far perdere a dei comuni tipo Teramo il rango di comune capoluogo di provincia, ma non è tanto per il titolo, che conta poco. Teramo avrebbe perso 1000 posti di lavoro,
1000 persone che sarebbero stati costretti ad andare a lavorare in altri territori, con tutto quello che comporta. Allora, le cose si devono fare con intelligenza. Io sulle province sono d'accordo che andavano eliminate, così si è determinato un pastrocchio. Io qualche giorno fa ho fatto un incontro con il Presidente della provincia di Teramo per il problema della biblioteca Delfico. La biblioteca Delfico, che è una delle biblioteche più importanti non soltanto abruzzesi ma a livello nazionale, rischia non si sa bene cosa, perché la provincia non ha più soldi, la regione, so che il presidente D'Alfonso ha fatto un incontro con tutte e quattro le biblioteche dei quattro territori per cercare di trovare una soluzione, ma anche la regione ha le sue difficoltà. Allora, prima andava pensata, bisognava fare i passaggi, diciamo, che erano necessari, e poi si sarebbe arrivata all'abolizione delle province. Teramo rischia, la metà dei dipendenti della provincia rischiano di rimanere senza posto, rischiano di essere mandati a casa. Allora, se questo era l'obiettivo della riforma, ci stanno riuscendo. Se invece andava pensata in maniera diversa e costruita un po' meglio, probabilmente non ci saremmo trovati di fronte a queste difficoltà che ricadranno addosso a noi, perché una parte di quelle funzioni verranno delegate ai comuni. Però oggi non si capisce perché Del Rio nella riforma iniziale aveva detto che le funzioni passavano insieme alle risorse. Invece l'ultima notizia è quella che invece i servizi passeranno senza le risorse, e questo non è possibile. Sindaco Alessandrini, lei è un sindaco di centrosinistra, il governo della regione è in mano al centrosinistra con D'Alfonso. Quanto potrà contare questo? Quanto lei potrà dire, come diceva Brucchi fino a qualche mese fa, forse fino a un anno fa, beh, noi abbiamo un punto di riferimento, noi siamo in centrodestra, abbiamo un punto di riferimento in regione con Gianni Chiodi. Ecco, oggi quanto lei lo potrà dire con D'Alfonso? È evidente che non è indifferente il fatto che la regione abbia l'una o l'altra targa politica, per cui, ma mi sembra di essere catalano, quello di quelli della notte, dico un'ovvietà, è meglio avere un presidente di regione del tuo stesso partito piuttosto che uno di un partito differente. Quindi la lunga mano di D'Alfonso su Pescara... Diciamo che il presidente D'Alfonso è stato il sindaco di Pescara, e questo è un dato, però oggi fa il governatore della regione e, diciamo, sicuramente sa meglio di me che la regione è un fenomeno complesso in cui di province ce ne sono quattro, in cui c'è naturalmente la necessità di essere, diciamo, equanimi ed equidistanti. Però su Pescara noi abbiamo una serie di partite aperte e ci confrontiamo con facilità anche, diciamo, di rapporti personali, perché questo certamente aiuta le nostre comunità per le grandi questioni che in qualche modo ci sono state affidate. Ecco, invece Brucchi, in questo senso, il discorso fatto prima, che faceva fino a un anno fa, adesso non lo può fare più. Allora, che difficoltà ci sono adesso? Io sono convinto di una cosa, che essere il sindaco di un comune che non è, diciamo, dello stesso colore politico, a volte può essere un vantaggio. No, aspetti, lei perché, però non diceva così un anno fa. Mi faccio finire il discorso, poi arrivo anche alla sua domanda. Perché? Perché sono certo che il presidente D'Alfonso, col quale io devo dire un ottimo rapporto, e ci sentiamo anche spesso, e io devo dire lo ringrazio anche per la sua disponibilità. In campagna elettorale abbiamo avuto qualche piccolo così diverbio, ma poi devo dire normale, che nel giorno in cui è diventato presidente, io mi sono rivolto a lui per alcune situazioni, per alcune problematiche che mi sono state risolte in tempo reale. Però dicevo, anche a volte in politica, anche per non far vedere il comune dell'altro partito, comunque lo si cerca, insomma, non lo si penalizza più di tanto. È normale che io, nei 5 anni in cui Gianni Chiodi è stato governatore della regione, Teramo ha avuto tante risorse, abbiamo avuto 3.750.000 euro di fondi FAS per la riqualificazione del corso, abbiamo avuto soldi per Teramo Traffico Zero, insomma, alla fine abbiamo fatto un calcolo della regione in questi 5 anni, abbiamo avuto 16-17 milioni di euro per opere pubbliche. Noi in 5 anni non abbiamo fatto un solo mutuo perché non si potevano fare, ma abbiamo fatto tante opere pubbliche, tutte le rotonde che stiamo portando avanti a Teramo. Ho visto che anche Pescara, sono stato recentemente a Pescara, ho visto che ci sono diverse rotonde che prima non c'erano. Stiamo facendo tante rotonde e abbiamo tolto. Però Alessandrini mi sembra che c'entra poco, perché ha trovato già dei lavori avviati. Insomma, adesso non parliamo di Piazza Unione, di Corso Umberto, perché Corso Vittorio, sicuramente è un vantaggio, è fuori di dubbio che è un vantaggio, soprattutto poi, come nel caso di Pescara, se il presidente D'Alfonso
è stato, come è stato sindaco di Pescara, e comunque ha un rapporto, diciamo, come dire, abbastanza di vicinanza con il sindaco Alessandrini. Sono certo, insomma, che se D'Alfonso deve scegliere fra Teramo e Pescara, su una cosa allora, naturale. Tra 3 mesi si voterà a Chieti. E vi preannuncio che domani, nella prossima puntata di Acropolis, ci saranno il sindaco uscente di Primio e di Febo, il candidato del Partito Democratico, in questo primo confronto, questo primo faccia a faccia televisivo di questa campagna elettorale. Adesso vedrete che ci sarà un punto dove non saranno d'accordo i due sindaci. Alessandrini, chi vince a Chieti? Ma che domande, insomma, qui io vedo che ci sono stagioni, c'è il vento in politica, il vento tu non lo puoi fermare, e indubbiamente mi pare che adesso ci sia un certo vento che soffia verso il centro-sinistra, a partire dal dato nazionale. Io ricordo la sera delle elezioni, no? Delle elezioni comunali, prima c'è stata l'affluenza del dato incredibile, io mi sono stropicciato gli occhi, 40,8% alle elezioni europee del Partito Democratico a targa Matteo Renzi, poi naturalmente il risultato della regione Abruzzo con un risultato tondo. Ricordiamo che ci sono sistemi elettorali diversi, quindi non basta la maggioranza, cioè basta la maggioranza relativa e non assoluta, e poi Pescara pure è andato bene. Quindi l'auspicio naturalmente è che il vessillo del centro-sinistra possa, diciamo, sventolare anche su Chieti. In questo caso del Partito Democratico. Il Partito Democratico, io, diciamo, penso anche al fatto che c'è una coalizione naturalmente, possa sventolare anche sul municipio di Chieti, che tradizionalmente, insomma, non è proprio un luogo facilissimo da conquistare, però penso che il candidato... Storicamente è una piazza di destra, si direbbe, no? Di quelle che ha avuto... Cuculo come sindaco. Indimenticabile. Brucchi, chi vince a Chieti? Ma vince, secondo me vince di Primio, seppure sarà difficilissimo per quello che diceva il sindaco Alessandrini. Io posso fare un riferimento a quello che è accaduto a giugno scorso con me. Io ho rischiato di vincere al primo turno per 160 voti, sono andato al ballottaggio, veramente un'inezia. E al ballottaggio è stata dura, perché dopo il grande successo di Matteo Renzi e dopo il fatto che era, diciamo, D'Alfonso ha vinto in maniera importante e che il presidente è stato quasi tutti i giorni a Teramo per la campagna elettorale del ballottaggio, ho rischiato di perdere, abbiamo vinto bene, però insomma abbiamo perso buona parte di quel margine. È chiaro che per Di Primio è una campagna elettorale controvento, con un vento fortissimo, quello a cui faceva riferimento Alessandrini, però è vero pure che le comunali hanno una strategia, una campagna elettorale diversa, perché comunque si vota il sindaco della tua città. È vero che l'aspetto politico è importante, è vero pure però che viene molto giudicato il lavoro del sindaco uscente. Io non conosco il candidato del Partito Democratico, quindi non posso esprimere giudizio, però conosco Umberto Di Primi, insomma ha fatto bene a Chieti, ha ben amministrato, però è vero pure che insomma il vento che insomma, soffia un vento di centrosinistra su tutto il paese, di sindaci che sono stati, di sindaci nella elezione di giugno scorso, soltanto tre sindaci sono stati rieletti del centrodestra, quindi questa la dice lunga. Quindi è dura, via col vento, verrebbe da dire, eh? Vedremo se funzionerà. Un po' di pazienza, poi diciamo questo rende probabilmente le trasmissioni televisive anche più... Sì, io confesso che non ho molta nostalgia dei no, lei non ce l'ha, però senz'altro l'opinione pubblica... Si vota a maggio, no, la data quindi, precisa. La data precisa non la ricordo, e quindi ci sarà questo primo faccia a faccia, vedremo come andrà. Alessandrini, lei ha 4 anni di mandato ancora davanti, la preoccupa, le fa paura, ci arriverà a fine mandato, sì? Penso proprio di sì, e ovviamente è un mestiere impegnativo quello di sindaco, però è anche, diciamo, una quotidiana sfida alle emergenze, certamente i problemi, ma anche alla progettualità, all'idea di, insomma, una città che in qualche modo, io penso che l'ambizione di ciascun sindaco è quella di riconsegnare al termine della propria esperienza una comunità migliore rispetto a quella... Si aspettava di fare di più o di meno in questo primo anno? Ah, vedo che lei torna sempre su questo tipo di... Guardi, io sono sicuro che si può dare di più, per questo senz'altro, però penso anche che noi ci spendiamo giorno dopo giorno, quotidianamente, metro dopo metro. No, perché uno arriva con l'entusiasmo, no, di voler fare tante cose e magari poi va a scontrare davanti a determinate difficoltà. Brucchi, ci arriva a fine mandato?
Ma io credo di sì, insomma, voglio dire, anche se il secondo mandato è sempre più difficile, ho una maggioranza un po' più, come dire, dinamica rispetto a quella precedente, ci sono tanti ex assessori che quindi magari tanti delusi rispetto alle aspettative del, diciamo così, del pre-elettorale. Gli avvoltoi che giravano sopra, di cui abbiamo parlato prima. Gli avvoltoi, no. Le persone che devo dire, parlo di Guido Campana piuttosto che di Dodo Di Sabatino, di persone che hanno ricoperto ruoli importanti. Dodo Di Sabatino è stato assessore o vice sindaco e quindi adesso si trova a fare il consigliere comunale, che sicuramente non è come dire, il massimo della pena, se così possiamo dire. Però proprio, diciamo, alla luce anche di quello che è accaduto, della lista civica, diciamo, ha voluto rimettere un po' la palla al centro con questo comunicato, insomma, che forse nella forma e nel metodo poteva essere diverso, ma lasciamo perdere. Però dico, si è aperta una discussione e mi sembra che c'è stata la riconferma, se mai ci fosse stata, che c'è la volontà di voler andare avanti. Anche perché, ripeto, abbiamo anche una grande responsabilità, io dico sempre che la responsabilità ce l'abbiamo loro, ce l'hanno anche io, nei confronti in questo caso di Maurizio Brucchi sindaco, ce l'abbiamo nei confronti degli elettori, noi abbiamo una campagna elettorale difficilissima, siamo un comune di centrodestra, fra i pochi comuni capoluogo ancora in mano al centrodestra e quindi magari proprio da questi comuni bisognerà ripartire. Dovete arroccarvi, come diceva prima Alessandri, la bandiera. Per far fronte a quel vento forte di centrosinistra, certo, che stira, insomma, quindi. Allora. Grazie per essere stati con noi, il tempo è scaduto, grazie a Marco Alessandrini, grazie sindaco di Pescara, grazie a Maurizio Brucchi, grazie, sindaco di Teramo, visti i tempi che corrono per i comuni, verrebbe da dire buona quaresima a tutti. Grazie per averci scelto, buonanotte. Buonasera.